Prendo immeritatamente il posto di siedo sulla sedia dell'assessore, ho fatto naturalmente il giro sbagliato e l'emozione, innanzitutto grazie, ringrazio gli amici Riccardo Dall'Acqua e Massimo. Con Riccardo ci lega in realtà un'amicizia e una passione comune da quasi, diciamo, siamo in doppia cifra con gli anni, diciamo così. Per avermi chiesto di stare insieme a voi questi due giorni. Il programma è molto ricco, il nostro è un quotidiano, è l'unico quotidiano che si occupa di protezione civile. Io sono un volontario, così capiamo subito perché me ne occupo e per quale ragione l'abbiamo messo in piedi. Sono un volontario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, sono stato anche presidente del Soccorso Alpino della mia regione, che è l'Emilia Romagna, forse un po' si sentirà dall'accento, e sono qua oggi per cercare insieme a voi e insieme naturalmente a Riccardo, Massimo e a tutti gli altri volontari di capire un po' insomma, che cosa significa poi protezione civile, visto che l'obiettivo è quello di cercare di divulgare la conoscenza della protezione civile. Che cosa significa, perché il concetto di resilienza, insomma tutta una serie di cose che alla maggioranza di voi è sicuramente più che nota. Però così non è, si diceva, si rifletteva magari al cittadino, diciamo, comune, no? Ecco, questo è un obiettivo che è molto alto, un obiettivo molto alto, ma è un obiettivo che l'associazione si è data, con cui si è dato con questo incontro, e a mio avviso è un obiettivo che sono convinto si riuscirà a centrare, seminerà alcuni grani, alcuni chicchi, perché se vogliamo essere veramente resilienti non c'è niente da fare, bisogna partire dal basso. I primi a essere resilienti devono essere cittadini, ovvero tutti noi. Poi dopo c'è chi deciderà di impegnarsi nella protezione civile, c'è chi deciderà di impegnarsi in altro. Però dobbiamo sapere tutti come comportarci e cosa fare. Questo è un po' il mio cappello introduttivo. E quindi incomincerò un po' a dialogare con i vari ospiti. E ve li ha già presentati. Massimo, il quale però adesso lui sta qui di fianco, ma poi gli riserveremo qualche domanda quando meno se l'aspetta, naturalmente, se no è troppo facile. Grazie a tutti, sono qui, siamo contenti, la vera fatica deve ancora arrivare. Voi pensavate che fosse nell'organizzazione in questi giorni, ma non è così, sarà dopo. Allora, la prima cosa, abbiamo sentito parlare, visto che voi sapete che Savonia è una città resiliente, aderisce al progetto delle città resilienti. Bene, allora che cosa significa nel concreto essere resilienti? Partiamo cercando di capire dal punto di vista dell'attività delle istituzioni, in particolare del comune, che cosa fa per essere, quali tasselli, quali strumenti operativi e in particolare il piano comunale di protezione civile ha messo in essere per essere, diventare e far crescere la resilienza in questa città. Quindi io inviterei qui a spiegarci, a raccontarci un po' più nel dettaglio, poi possiamo fare domande, il Igor Aloi, che è il comandante della Polizia Municipale. Eccolo qua. Buongiorno a tutti. Allora facciamo così. Ecco. Sì, sì, c'è una logistica un po', naturalmente. Ecco. Bene, l'assessore... L'assessore alla protezione civile ha citato appunto il piano comunale. Bene, che cos'è un piano comunale? Quali sono gli aspetti che tiene in considerazione? Questa è la prima domanda. Bene, buongiorno a tutti. Qualcuno si chiede cosa ci faccia un po' la polizia locale in questo frangente. Come polizia locale, ormai accade più o meno in tutta Italia, concorriamo alla gestione delle emergenze di protezione civile. Il nostro comune nel 2007 ha adottato il piano della... Così me ne sono distratti tutti, però. Non vale. Ho detto, è bellissimo questo. Credo che sia una delle più belle sale. E dicevo, il... è un piano studiato, naturalmente, questo. Certo. Il piano di protezione civile adottato dal comune di Savona nel 2007 è un piano di gestione molto speditivo che
serve agli operatori del soccorso per la gestione delle emergenze, ma serve anche a livello informativo per la cittadinanza. Il nostro piano si compone di una valutazione dei principali rischi che possono succedere nella nostra città, dal rischio idrogeologico al rischio industriale, tecnologico, sismico. È stato più volte tra l'altro oggetto di aggiornamento, l'ultimo aggiornamento risale allo scorso anno, è un piano che è in continua evoluzione. E devo dire in questo ultimo periodo arricchito da un fattore informativo, perché è chiaro che da questo punto di vista l'informazione e la cultura della protezione civile deve emergere proprio in prima battuta dai cittadini. All'interno del nostro piano ci sono dei contenuti informativi per la cittadinanza, ma abbiamo notato che all'interno di un piano comunque fatto a libro, insomma abbastanza così, in un certo qual modo forse di più facile lettura per un operatore che non per un cittadino, abbiamo pensato di passare ad uno strumento un po' più agile e informativo e abbiamo avviato un piccolo studio così grafico, abbiamo adottato delle brochure, delle piccole locandine dove all'interno di queste brochure c'è scritto chi fa che cosa si fa nei vari stadi delle emergenze. E peraltro l'abbiamo anche portato, credo che sia qui presso qualche stand, e l'abbiamo facilitato proprio in questi giorni una distribuzione e poi l'abbiamo inserito su internet, quindi sul nostro sito. Questo l'abbiamo fatto adesso per il rischio idrogeologico e lo faremo per tutti gli altri rischi ai quali purtroppo possiamo essere soggetti. Noi abbiamo il rischio industriale, tecnologico è molto limitato, ma lo faremo per quello, lo faremo per l'incendio boschivo, peraltro su un lavoro che devo dire non è nostro, ma la regione ci ha dato la possibilità di copiarlo, perché è stato fatto il corpo forestale dello Stato, ha cominciato la provincia di Imperia e quindi lo adotteremo anche su Savona. Questo proprio per implementare un po' la cultura della sicurezza, che in prima istanza deve essere per i cittadini a livello europeo, non poi c'è il concetto di safety, security e emergency, e da noi che il concetto di emergency sicuro è quello che viene adottato, però l'emergency scatta quando gli altri livelli precedenti non hanno funzionato, quindi sicuramente da un punto di vista della safety, della security, dobbiamo nel nostro paese fare parecchi passi avanti. Infine voglio associarmi in modo particolare un ringraziamento alle squadre AIB, a quelli degli alpini, perché effettivamente in un contesto, in un quadro economico odierno, dove come dicevano gli assessori che mi hanno preceduto, ci sono delle gravi carenze, il volontariato esprime veramente il meglio di sé ed è un elemento che è indispensabile già da adesso e lo sarà sicuramente per il futuro, anche perché poi le nostre squadre della protezione civile non sono soltanto un ausilio nell'emergenza, ma diventano un ausilio un po' per tutte le altre attività che riguardano la nostra città. Ecco. La prima domanda, dov'è Massimo? È scappato? Ecco, non t'avevo visto. La prima domanda per Massimo è questa. All'interno della vostra associazione, quanto e come affrontate, conoscete, studiate il piano di protezione, il piano comunale? Ma guarda, noi siamo strutturati al nostro interno che i volontari che vengono a iscriversi nel personale della nostra associazione sono obbligati a fare un anno di prova. In questo anno di prova dovranno per forza, come percorso formativo, seguire una serie di serate con i volontari, formatori della nostra associazione, i quali rendono partecipi del nostro piano comunale di protezione civile, sulle procedure che la Regione Liguria adotta in certi ambiti applicativi. E questo percorso deve essere completato durante l'anno di prova, perché sennò altrimenti poi non si entra a far parte in maniera permanente della nostra associazione. Pertanto, in primis noi siamo cittadini,
in primis noi siamo cittadini, pertanto prima di diventare volontari dobbiamo essere noi al corrente di quali sono gli effettivi rischi, farne, renderci partecipi e apprenderli e farli nostri. Pertanto il percorso è obbligato, non ammette alternative. Sì, ti ho fatto questa domanda perché mi è capitato in un'altra occasione di fare così un po' di test trucchi e barbatrucchi, in cui c'era chi avrebbe dovuto, per scelta, diciamo, di volontariato, conoscere bene dell'esistenza o meno e anche di cosa diceva, no? Dei contenuti di un piano di protezione, di un piano comunale di protezione civile. E in realtà il tema della formazione anche all'interno del volontariato è un tema molto serio e bisogna fare ancora molti molti passi. Guardate, probabilmente domani, quando si parlerà nella giornata, nella metà della mattinata dedicata in particolare ai volontari, al volontariato, probabilmente questo tema lo tireremo fuori, soprattutto su due aspetti, naturalmente, al di là di questa che è una piccola domanda, insomma, così chicca per Massimo, ma anche rispetto a tutto il tema dell'autoprotezione, dell'autotutela, della formazione. Sapete che è entrato da poco in vigore il decreto 81 anche per il mondo della protezione civile, che ha avuto un iter particolare, perché naturalmente al volontario di protezione civile non si può applicare, sì, ci suggeriamo di togliere il tappo dall'obiettivo, che non si possono applicare gli stessi criteri che valgono ad esempio per il rischio sul posto di lavoro, perché il volontario di protezione civile è chiamato, lo dimostra anche la storia proprio dell'AIB di Savona, no? Dell'Unione delle Squadre Antincendio Savonesi, perché nascono sostanzialmente, se capisco bene dalla storia, come volontariato dal basso, rivolta soprattutto all'antincendio boschivo, poi nel tempo non si limitano a quello. Quindi vengono chiamati a operare in più scenari, in diversi scenari, dove ci sono rischi e comportamenti di autotutela differenti. E questo è un tema molto importante. Finalmente si è arrivati, poi probabilmente domani se ne parlerà, insomma, anche a definire quali sono le mansioni del volontario di protezione civile, quali sono gli scenari. Mansioni è una parola impropria che ricorda molto l'ambito lavorativo, ma l'ho usata per capirci. Quali sono gli scenari, i contesti in cui il volontariato di protezione civile poi va ad operare e dove per esempio sarebbe bene che non andasse ad operare. Poi vedremo domani, lascio un po' di suspense, se riusciamo a introdurre questo tema. Però abbiamo visto, allora, piano comunale di protezione civile, però la protezione civile è una materia concorrente. Tutti hanno usato la parola sistema. Sistema vuol dire che non esiste un attore unico, vuol dire che si fa protezione civile tutti insieme, cittadini e istituzioni. Allora, il comune è sicuramente l'istituzione prima. Voi sapete che i sindaci sono attualmente la prima autorità di protezione civile. Poi ci sono le province e poi c'è la regione. Alla regione volevamo chiedere, visto che il tema è... Sì, la... ok, va bene. Allora, alla dottoressa Galinotti volevamo chiedere invece, grazie comandante Aloy, volevamo chiedere sulla scia di questa piccola riflessione legata alla comunicazione, all'informazione e al che cosa fa il livello superiore, diciamo, istituzionale rispetto ai temi che stiamo trattando, insomma, qual è l'impegno che sta, le cose che fa e gli impegni a cui sta andando incontro la Regione Liguria da questo punto di vista. E la seconda domanda, l'anticipo, è proprio legata invece al rapporto con il volontariato, che tenete presente è componente fondamentale, anche se purtroppo la legge di componenti fondamentali dice che ce n'è solo una. Io non sono d'accordo, ce ne sono di più. Il volontariato è componente fondamentale del sistema di protezione civile. Mi fermo qui e lascio la parola. Grazie. Solo qualche riflessione, perché il parterre è assolutamente qualificato, però volevo partire un attimino, giusto dallo spunto, dalla legge, che è una legge abbastanza recente, perché è una legge che ha 20 anni, quindi tutto sommato, cioè, la stiamo ancora un po' digerendo.
Non è che in Italia non abbiamo esperienze di tragedie e di disastri, purtroppo ce l'abbiamo, però abbiamo sempre vissuto questi anni, diciamo, intervenendo solo se nel momento del soccorso. Il pregio di questa legge è quella di cercare di dare spostare l'attenzione sul momento della preparazione, quindi della previsione, che è poi uno dei compiti, ma poi ne parlerà meglio l'ingegner Parodi, e quello della prevenzione, e a vari livelli. E ha il pregio di mettere insieme le componenti. Tanti fanno protezione civile, giustamente si parte dal sindaco, che è la prima autorità di protezione civile, e abbiamo citato diverse componenti che poi adesso dettaglieremo meglio. Però il pregio di questa legge è quella di creare un coordinamento, cioè di mettere insieme, di organizzarli, cercare di fare in modo che tutti abbiano un compito, e nel momento del soccorso abbiamo visto poi giusto gli ultimi eventi a Spezia e a Genova, l'intervento è stato importante perché a parte le forze dell'ordine, l'esercito, coordinati poi dalle prefetture, abbiamo avuto 1900 volontari della regione Liguria, 7 colonne mobili di altre regioni che hanno collaborato, insomma, adesso per citarne alcune poi sicuramente dimenticherò altro. Quindi il coordinamento è stato molto importante e molto complesso. Quindi in questi compiti torno al discorso di quello importante della prevenzione, perché quello è il momento fondamentale. Bisogna organizzarsi per poter intervenire e dare giustamente una mano ai cittadini. E la previsione cosa è fatta? Intanto, sicuramente di strumenti strutturali, quindi interventi sulla pulizia dell'alveo, piuttosto che altri tipi di interventi di questo genere. E poi non strutturali, quindi un buon efficace piano comunale, che parte da un'indagine del rischio, quindi quella che è la pericolosità e quelli che sono gli elementi di vulnerabilità sul territorio, quindi vedere veramente qual è lo scenario. E poi qual è il modello di intervento. Ognuno, anche il piccolo comunello, Savona è solamente un comune molto strutturato, ma abbiamo anche piccoli comuni, devono sapere nel primo momento cos'è che devono fare. Poi arrivano chiaramente in aiuto il livello superiore, quindi la provincia, quindi a livello provinciale coordinato dalle prefetture, che mettono in campo le risorse per dare supporto alle amministrazioni comunali. E insieme, diciamo, e laddove sia necessario, anche la regione con le sue risorse. Nella previsione fondamentale è, diciamo, l'elemento volontariato. È una componente operativa citata dalla norma, dal 225, quindi non possiamo dimenticarcelo, del sistema di protezione civile. Quindi accanto alle istituzioni che abbiamo citato, il volontariato è effettivamente la nostra macchina a guerra. Ricorda sempre il prefetto Gabrielli, noi abbiamo 1 milione di volontari in Italia, quindi insomma è un esercito. Che cosa sta facendo Regione Liguria su queste tematiche? Sul volontariato stiamo cercando di costruire insieme ai referenti del volontariato un regolamento che consenta un'operatività, un'attivazione e quindi un modello di intervento immediato e quindi ben organizzato, strutturandolo attraverso anche degli elenchi che consentono di individuare quelli che sono i soggetti operativi. La legge quest'anno impone al volontariato di essere dotato di idonei IDP, quindi ha disposto in base al decreto legislativo 81 la dotazione di IDP e di essere adeguatamente formati. E qui appunto apro una piccola parentesi, perché i giovani hanno necessità di avvicinarsi all'associazione di volontariato. Io ho visto per esempio negli ultimi eventi in Genova, in particolar modo, tantissimi giovani che sono venuti e hanno voluto darci una mano, proprio per questo motivo, perché comunque è un ambito rischioso e quindi giustamente uno deve essere consapevole di quello che deve andare a fare, perché è importante andarlo a fare con ben vestito, ben formati e quindi rispettando quindi tutte le normative sulla sicurezza. Poi ne parleremo magari appunto diffusamente domani. E
E quindi, come dico, stiamo appunto lavorando su queste tematiche che sono necessarie assolutamente, dobbiamo vararle effettivamente e sicuramente entro l'anno. Poi c'è l'ultimo momento che è quello del soccorso, ma una volta organizzato effettivamente attraverso i piani comunali e attraverso l'organizzazione, il soccorso effettivamente viene per sé organizzato, come dico, appunto coordinato dalle prefetture. L'elemento appunto essenziale è quello, ricordando la direttiva del 2008, la comunicazione tra le istituzioni. Non vorrei dimenticare che tra questi soggetti c'è anche il cittadino, che è comunque anche questo componente, deve sapere assolutamente quali sono i rischi che trova sul suo territorio, cosa deve fare, qual è appunto nei vari momenti dell'allerta che poi so che se ne parla, e quindi collaborare con le istituzioni, con il volontariato per cercare di aiutarci e a salvarsi. Ecco, una domanda un po' tecnica. Il volontariato di protezione civile lavora e opera, diciamo, per la maggior parte dei casi nel proprio territorio, però non è sempre così, però si va a lavorare fuori, si va a lavorare gomito a gomito anche con altri volontari, con altre strutture, con altre modalità operative, perché molte modalità operative con cui siamo abituati a rispondere necessariamente derivano anche, sono frutto anche del territorio in cui noi siamo chiamati a operare. È evidente che chi lavora in Val d'Aosta per alcuni aspetti si trova di fronte a scenari completamente diversi da chi lavora qui, faccio un esempio, perché questo è. Allora, sul tema della formazione, e qui lo chiedo a lei da tecnico, sul tema della formazione, e qui credo che poi sia uno degli elementi, uno degli impegni cui le regioni dovranno fare fronte e vorranno fare fronte a quello che mi risulta, c'è la necessità anche, ad esempio, su come formiamo i volontari, su cosa diciamo, e soprattutto abbiamo un linguaggio comune, stiamo cercando di mettere in piedi un linguaggio comune sui contenuti della formazione in modo tale che alcuni criteri, elementi di base, alcuni scenari, alcune modalità poi siano condivise sull'intero territorio nazionale o il più condivise possibili? Assolutamente sì, rispondo lapidaria. C'è una sottocommissione presso la Commissione Speciale di Protezione Civile che è presieduta dalle Marche in questo caso, che sta lavorando su definire linee guida sulla formazione. Credo sia già addirittura d'arrivo, anche perché poi è assolutamente necessario. Questo verrà poi recepito dal Dipartimento, che chiaramente ha il compito di coordinare poi tutta questa partita, e verrà poi così, sarà uguale un po' per tutta Italia, poi ovviamente le varie diverse peculiarità, per carità, non si possono, poi ognuno dovrà svilupparle chiaramente sul proprio territorio, però avremo sicuramente a breve questo documento. Bene, adesso cerchiamo però di capire anche che cosa succede, abbiamo parlato di normativa, organizzazione, formazione, però a un certo punto poi bisogna farla, no? Questo monitoraggio, bisogna essere sul territorio, bisogna lavorare sul territorio. E su questo tema in particolare inviterei l'ingegnere Ulrica Parodi, del funzionario della regione, eccola qua, Liguria, che se ho capito bene si occupa in particolare di dissesto idrogeologico, che ci racconta un po' una modalità, un modello. Ora non so se questo è un modello attivo o se è una proposta, questa è una mia curiosità. Allora, io vi racconterò questo, vi parlerò del nostro sistema di protezione civile, di come è nato e di come funziona. Mi scuso già fin d'ora perché mi mancano 5 slide che sono scomparse, e ho avuto un problema con l'informatica, ma in genere non ho problemi a raccontare a voce perché parlo tanto e quindi ve le racconterò, e poi vi parlerò dell'evento di Spezia, che è uno degli eventi diciamo recenti che hanno causato purtroppo vittime e ingenti danni sul territorio ligure, e anche io volevo dare qualche spunto di riflessione, perché purtroppo non voglio anticipare il perché, ma comunque abbiamo fatto un buon percorso
a mio avviso in Regione Liguria, e siamo forse stati a livello nazionale un po' i promotori di un certo percorso che adesso tutti utilizzano diciamo di previsione fino all'allertamento, ma siamo ancora molto indietro sul come utilizzare e su fare un buon utilizzo di quello che siamo in grado di prevedere. E a questo si riallaccia sulla necessità di coinvolgere i cittadini, di far conoscere il rischio, e secondo me in questo il volontariato ha indubbiamente un ruolo importante, in quanto rappresenta la cittadinanza attiva in qualche modo in ambito di rischio, cioè dei rischi o della gestione comunque dei rischi. Beh, intanto una comunicazione di servizio, penso che se vogliamo vedere le slide sarà opportuno chiudere la splendida vista sul mare, perché noi da qua non vediamo assolutamente nulla da questi monitor. Insomma, quindi è un bel contenuto, quindi sistema della protezione civile della Regione Ligure, Spezzino e poi qualche spunto. Bene. Non riesco a... mi scuso, sono un po' in ritardo. Come faccio uscire da questo? Beh, allora... Scusatemi, ma era rimasto attivo quello di prima, non riesco a uscirne. C'è sempre il tema, no? Che siamo ricchi di tecnologie, ma a volte le tecnologie. Se arriva, arriva la mano del padrone. Ecco. Faccio io. Ci sei oppure facciamo? Hai bisogno di altro tempo? No. Adesso ci sono. Bene. Sono quasi. Allora. È quella là. Allora. Allora, io prendo spunto dall'evento dello Spezzino perché è un evento recente e che a mio avviso è emblematico della situazione in cui siamo, in Liguria ma in moltissime regioni d'Italia, che sono state abbastanza virtuose da diciamo, mettere in piedi dei sistemi previsionali affidabili. Almeno diciamo per quello che consente la scienza diciamo odierna. Come voi siete nati 30 anni fa, di fatto anche il sistema, anche la legge nazionale è di 30 anni fa, non soltanto, ma in qualche modo anche il sistema di previsione della Regione Liguria è poco più giovane, perché è iniziato dopo gli eventi degli anni 90. Che in particolare hanno colpito, come voi ben sapete, il Savonese e poi hanno colpito anche il Genovese e purtroppo abbiamo avuto una serie di anni in cui gli eventi sono stati ricorrenti, quindi l'attenzione politica verso il problema della protezione civile e del fare qualche cosa di efficace per ridurre i rischi e cercare di ridurre sia i danni ma specialmente salvare le vite umane è diventato importante. Noi quindi abbiamo messo su un sistema in cui di fatto si parte dalla previsione meteorologica che non riesce a dare informazioni quantitative, guardate bene, a livello di singolo comune o di singolo bacino, ma le dà su grande scala. E associando però a delle stime quantitative su quelle che adesso sono le aree di allertamento sulla regione, che sono state definite a seguito della direttiva del 2004, quindi in tempi abbastanza recenti, ma che noi in realtà già dal 2007 applicavamo, seppur a livello provinciale, quindi con una differenziazione che era una differenziazione territoriale di tipo amministrativo piuttosto che di carattere fisico, perché le aree di allertamento sono basate su zonazioni climatiche e sui limiti dei bacini.
quindi sono più sensate dal punto di vista scientifico, però sono comunque aree che hanno una dimensione paragonabile a quella provinciale. E sono, diciamo, noi riusciamo a fare delle previsioni abbastanza affidabili di livello quantitativo a scala, a questa scala dimensionale, quindi alla scala della provincia, diciamo, o comunque dell'area dell'allertamento, e anche su scale temporali abbastanza lunghe, quindi non riusciamo a vedere i singoli fenomeni temporaleschi all'interno degli eventi, però riusciamo ad avere delle previsioni quantitative affidabili su scale spaziali più vaste e su scale temporali più vaste. A queste sono diciamo, associate delle procedure che ci consentono, seppure in maniera non deterministica, quindi diciamo come distribuzione di probabilità, quindi determinare quali sono le probabilità che in determinati bacini, quindi a scala spaziale più piccola, vengano superate quelle soglie, in questo caso idrometriche, quindi proprio di portata sui bacini, che possono mandare in crisi i singoli bacini. C'è un lavoro quindi di modellistica abbastanza complesso dietro una previsione che implicitamente, cioè che non è deterministico, non è diciamo certa neanche la previsione meteorologica, che ha delle incertezze associate, ma in Regione Liguria, avendo bacini di piccole dimensioni, a questa si aggiunge anche la necessità di inserire diciamo una, l'incertezza della posizione spazio-temporale dei picchi di precipitazione che mandano in crisi i bacini di piccole dimensioni. Nonostante questa complicazione diciamo, diciamo scientifica, o questa complicazione insita, tecnica insita nei fenomeni che si verificano nella nostra regione, noi è dal 97 che abbiamo l'autorizzazione ad emettere in autonomia le allerte, e da allora, da adesso, abbiamo migliorato moltissimo il sistema è in continuo miglioramento, perché adesso stiamo lavorando sul migliorare le fasi di nowcasting, quindi le fasi di previsione a breve termine, per consentire un miglior utilizzo di quegli strumenti per cui è opportuno avere un'informazione più certa, perché consente di mettere in atto diciamo interventi attivi, più impegnativi o più pesanti. Comunque devo dire che per quanto riguarda l'allerta, nel corso degli anni abbiamo raggiunto un ottimo livello, a mio avviso, previsionale. Ci sono delle incertezze, c'è qualche falsa allerta e qualche mancata allerta, ma sono veramente rarissime, e le allerte che noi emettiamo di livello elevato sono mediamente due all'anno, quindi sono veramente poche, e quelle di livello intermedio si contano sulle dita delle due mani al massimo nelle annate. Quindi quando è vero che spesso e volentieri quando c'è ad un'allerta in un singolo territorio, in un singolo comune, non segue, per fortuna io dico, un evento catastrofico, ma è anche vero che il numero di volte l'anno in cui si è chiamati ad impegnarsi in attività preventive non strutturali di una certa, diciamo, impegno, che sono i momenti in cui viene messa un'allerta, non sono moltissimi. E questo secondo me bisognerebbe tenerne conto, perché in realtà questo è l'unico strumento che abbiamo per poter fare qualche cosa con un anticipo sufficiente per mettere in sicurezza le persone e, a mio avviso, anche parte dei beni. L'evento del 25 diciamo, ottobre dell'anno scorso è stato molto ben previsto, in realtà, anche se non era così chiaro che ci sarebbero stati ovviamente dei temporali forti, così forti, così intensi all'interno di quella perturbazione. Però il 23 era stata emessa una preallerta, il 24 era stata emessa già un'allerta con criticità elevata, e quindi di fatto la macchina previsionale aveva funzionato. Da anni
anni noi ormai pubblichiamo quello che i comuni conosceranno come il libro blu, in cui diamo anche dei suggerimenti sulle linee guida di pianificazione comunale, gli diciamo di usare i derivati dei piani di bacino, come tra l'altro prevede anche la direttiva europea e quindi la legge poi 49 del 2010, però di fatto per diciamo da usare per fare gli scenari, anche laddove non si hanno le risorse per farsi degli studi autonomi. Poi secondo me conviene tenere gli stessi scenari dei piani di bacino. Posso fare una domanda? Sì, certamente. Dal suo punto di vista di tecnico specializzato e specialistico e ipercompetente sul tema della previsionalità, sposto un attimo, qual è secondo lei la percezione invece nel cittadino dell'allerta, cioè della comunicazione dell'allerta? Dal suo punto di vista tecnico, che è un punto di vista un po' parallelo, perché chi è un tecnico lo emette, ne è in grado di capirne i segnali, i codici, però qual è secondo lei la percezione? Allora, secondo me c'è un duplice aspetto. Uno è che di fatto le allerte in realtà sono rimaste, e nonostante che noi in realtà le rendiamo pubbliche e che ci sia la prescrizione di informare i cittadini, secondo me rimangono purtroppo a tutt'oggi qualcosa per avete ai lavori. E secondo me è un male, perché come diceva lei prima, il cittadino è il primo che deve essere capace di mettersi in sicurezza e di proteggere se stesso, però per farlo deve avere le stesse informazioni che hanno gli altri e bisogna anche rendergliele comprensibili. E questo è un aspetto. L'altro aspetto secondo me è un aspetto invece di confusione, e generalmente allora il cittadino viene a conoscenza che c'è un'allerta soltanto post evento, o a me dà questa impressione come cittadino, e quando ci sono le polemiche sui giornali, cioè quando ci sono le polemiche in cui c'è qualcheduno che non si assume mai la responsabilità delle previsioni che fa, perché la differenza tra il centro funzionale nostro e diciamo i meteo amatori che girano è che un centro funzionale si assume le responsabilità delle previsioni che fa, e i meteo amatori in genere prevedono le cose e se sbagliano stanno zitti e quindi nessuno lo sa, e quando invece dicono ma io avevo detto in questo caso che cosa, sembra che loro sapessero tutto prima. Di fatto devo dire che ci sono dei livelli di incertezza, è possibile fare una previsione sbagliata, perché sia il fenomeno meteorologico in sé, sia diciamo, e quindi la modellistica che lo rappresenta può essere imprecisa, di fatto ci possono essere anche dei problemi di localizzazione spazio-temporale, e che quindi in una previsione che globalmente per magari un'area vasta sono abbastanza buone, poi risultano a livello locale inappropriate, e questa è la cosa tipica che si ha per gli eventi di tipo più intenso e convettivo che interessano i nostri piccoli bacini. Però in realtà i cittadini secondo me vivono molto di più la polemica del post-evento, e quindi anche una situazione secondo me brutta, di forte incertezza e di in qualche modo anche che li mette in conflitto con le istituzioni, anche perché devo dire oggettivamente che purtroppo le istituzioni dopo post evento tendono a fare scaricabarile sulle colpe e si incolpano a vicenda anche in occasioni pubbliche, cosa che probabilmente dovremmo evitare tutti di fare, perché siamo tutti al servizio dei cittadini, è un po' di coesione tra di noi, ma non per proteggersi, ma proprio per dare un senso che poi secondo me c'è più di quanto pensiamo di interesse verso il bene comune che hanno tutti. Andrebbe evitato di fare delle polemiche tra di noi, cioè un conto è parlare degli errori che si sono commessi per correggerli e un conto è polemizzare per cercare di trovare un capro espiatorio. E secondo me purtroppo i cittadini vivono questa materia più come polemica, e comunque la conoscono poco. Poi riprenderò a fine intervento questa cosa. Di fatto, allora, i tempi della previsione sono stati molto azzeccati. C'è stato all'interno di questa perturbazione un fenomeno molto molto intenso, come se ne vedono raramente, e non dico quanto raramente perché anche lì ci sarebbe un lungo discorso da fare, però pensate che nella strisciata che voi vedete sullo schermo, che è la zona che per ore, per più di 6 ore di seguito è stata colpita da fenomeni temporaleschi intensi, autorigeneranti sempre sulla stessa zona, si sono accumulate in 6 ore più di 400 mm di pioggia.
che sono, vi assicuro, tantissimi, con dei massimi orari di intensità oraria di 153 mm all'ora a Brugnato, 129 a Calice, al Cornoviglio, 111 a Levanto, che sono i pochi posti dove avevamo, cioè pochi, i posti dove avevamo le stazioni di monitoraggio, sicuramente quindi intensità molto molto elevate. Questo è, diciamo, l'accumulata sulle 24 ore dell'evento. Le zone che vedete in viola sono le zone dove si hanno avuto le precipitazioni più intense, quindi proprio le zone dove si sono verificati anche i danni peggiori. In tutto, allora, questo evento aveva una particolarità: c'era il mare molto caldo e quindi c'era una quantità anormalmente caldo rispetto a... scusate, io sono sempre un po' prolissa. Adesso taglio. C'era una quantità d'acqua in atmosfera elevatissima e sono caduti, pensate, 325 milioni di metri cubi è stata la stima, quindi veramente una quantità enorme d'acqua. Non vi sto a dire i tempi di ritorno sui siti singoli dell'evento, paradossalmente non sono stati così elevati, questo ci dovrebbero far, vi vorrebbe far pensare anche su come gestiamo il territorio. Sicuramente sulle portate abbiamo avuto dei massimi storici, addirittura Calamazza è stato portato via l'idrometro, perché il livello a cui era posto il sensore, che non era mai stato raggiunto, è stato raggiunto da questo evento che ci ha sradicato il sensore. Gli effetti al suolo, prevalentemente, nonostante le fortissime quantitativi di pioggia, dato che l'evento è stato di breve durata, si hanno avuto dei debris flow, quindi delle frane superficiali veloci che si sono riattivate nelle zone dove c'era già l'inizio di una canalizzazione. Ne abbiamo avute tantissime che purtroppo hanno provocato vittime e danni ingentissimi. A Monte Rosso è morta una persona e si sono avuti milioni di danni, la stessa cosa a Vernazza con tre vittime e milioni di danni, a Monte Rosso tra l'altro era un volontario, a Vernazza, io vi ho portato delle foto di esempi tra prima e il dopo di Vernazza per darvi l'idea del che cosa fa la natura durante un evento di questo genere. Cioè, durante un evento di questo genere, la precauzione normale o quello che noi pensiamo che siano strade o che siano e quindi quello che in un momento normale ci sembra del tutto sotto controllo diventa del tutto incontrollabile. La strada che voi vedete qua, dove c'è la freccia rossa, nel passato, nell'Ottocento, era un rivo che passava in mezzo al paese. Quando è stata costruita la ferrovia è stato fatto uno scolmatore. Quindi un'opera, tra virgolette, di messa in sicurezza del centro del paese, che dall'Ottocento ad adesso, di fatto da fine Ottocento ad adesso, ha sempre funzionato abbastanza bene. Con questo evento, che è stato un evento con un trasporto solido fortissimo che ha intasato lo scolmatore, l'acqua ha ripreso la sua strada naturale, e anche su questo volevo dire, noi gli esseri umani hanno memoria corta, ma dobbiamo mantenere memoria anche delle aree messe in sicurezza, perché sono messe in sicurezza fino a certe soglie, ma dalla soglia in su la parola messa in sicurezza non funziona più e l'acqua ripassa dove sarebbe passata naturalmente. È difficile difendersi da un evento di questo genere in corso d'evento se non si è fatto qualche cosa prima. Queste 8 vittime e anche lì milioni di danni in bassa Val di Vara, ingentissimi danni alle infrastrutture. Allora, io finisco. Allora, qualcosa però non ha funzionato. Abbiamo un sistema previsionale 3 milioni in Italia, la previsione è andata bene, si sapeva da due giorni prima che ci sarebbe stato un evento particolarmente critico, eppure ci sono stati morti, forse ci sarebbero stati lo stesso anche se fossimo tutti preparatissimi, però ci sono stati tanti morti e tantissimi danni. Evidente che qualcosa non funziona ancora, della strada da fare ne abbiamo ancora. E io ho portato qualche punto che vorrei che fosse il punto di riflessione, volevo che fosse. Uno, la pianificazione comunale, che è vero che l'80% dei comuni liguri in teoria ha i piani comunali di emergenza, ma come sono questi piani? Come li facciamo funzionare? Quanto la gente li conosce? Informazione alla popolazione, che come dicevamo prima è secondo me sempre molto scarsa e frammentaria. Quando si fa i piani, moltissimi fanno il pieghevole, io adesso non voglio criticare ovviamente Savona,
però probabilmente non basta. I rapporti tra le istituzioni, che rendono probabilmente alle volte difficile far capire, voi capire le procedure magari di allertamento e noi capire le vostre esigenze anche in fase di pianificazione, quindi creare un sistema che sia un sistema dove anche istituzionalmente c'è più capacità di raccordarsi e anche forse con una credibilità e una capacità di lavorare insieme maggiore. E poi c'è la solita questione sulla prevenzione, su cosa si fa prima, dove si consente di costruire, come si costruisce, e la conoscenza ovviamente degli strumenti di prevenzione non strutturale, che secondo me nel passato è stata poco evidenziata, cioè quando, forse perché è più semplice tagliare un nastro che non di un argine, che non fare un'attività continua di formazione alla popolazione, forse dire anche qualche no, ma la prevenzione non strutturale, che costa anche lei, ma costa meno della prevenzione strutturale, è secondo me la cenerentola della nostra protezione civile. E probabilmente, e io sono una fan della prevenzione non strutturale, forse, quindi non sono la persona adatta per dire quanto è buona, ma a mio avviso dovrebbe essere potenziata e bisognerebbe lavorarci di più. E poi ovviamente, e questo vuol dire anche organizzare meglio le strutture locali di protezione civile, ivi compreso il volontariato, che è diciamo la parte di popolazione attiva che, di cui la protezione civile a mio avviso non può fare a meno. Non può fare a meno perché questa è stata una scelta che è stata fatta in questo paese, la scelta è stata quella di utilizzare la sussidiarietà orizzontale per far funzionare la protezione civile in questo paese. Stiamo andando a passi, e anche verticali, non soltanto orizzontali, però stiamo andando a passetti lenti, forse non siamo ancora abbastanza diciamo organizzati, ma ci dobbiamo continuare a lavorare. Queste sono le stesse domande sulla, diciamo, le pseudo risposte. Vi volevo far vedere due casi tipici. La casa che finché non c'è stata la piena non era in alveo, ma che di fatto è costruita in alveo, quindi che cos'è alveo e fin dove si consente di costruire anche nei piani urbanistici, bisognerebbe forse tenerne in conto con un altro occhio, in cui la lettura del territorio è una lettura da geomorfologo un po' di più che non da urbanista. Questo è il Val di Vara, in Bassa Val di Vara. E l'altro è le tombinature. Dal Medioevo in questa regione si fanno tombinature nella parte valdiva, perché è brutto vedere un rivo che è una fogna a cielo aperto la maggior parte dell'anno, ma che è un fiume, perché noi abbiamo delle fiumare, tra virgolette, dei torrenti che la maggior parte dell'anno sono secchi, ma che quando viene un evento di piena si riempiono, e come. E praticamente tutte le tombinature che abbiamo sono insufficienti, comprese quelle di Genova, che tristemente sappiamo hanno causato altri morti poco tempo dopo e dove l'allerta è stata disattesa, è stata previsto l'evento disatteso in qual modo. E anche su questo, secondo me, i piani di protezione civile, in qualche modo le norme di salvaguardia che abbiamo messo l'anno scorso e che adesso stanno per scadere, forse verranno prorogate, lo dicono, ma le tombinature sono qualcosa che i cittadini devono conoscere, i comuni, ma anche i cittadini devono conoscere, perché sono veramente pericolosissime, delle bombe a orologeria. Io ho finito e spero che sia stato uno stimolo per per la discussione. Grazie mille. Dottoressa Paroni, che però vedevo, siccome so che l'assessore Barbagallo deve andare, però vedevo, però non può esimersi dall'ultimissima domanda, due secondi per la risposta, perché vedevo che la dottoressa Paroni la guardava molto, no? Proprio la guardava, forse non so, io non so per quale motivo, ma coglievo un po' questa corrente, questo sguardo, ecco, sui punti che ha messo. Quando era critica, adesso io non volevo dirlo, l'ha detto lei, la ringrazio. Ecco, su questi punti che ha evidenziato, che sono punti assolutamente condivisibili, credo, no? Da tutti noi, anche perché è esperienza comune. Ecco, cosa ci dice lei, oppure qual è un punto su cui lei pensa che vada innestato, incardinato, in cui si possa e si debba fare molto? Una risposta secca e veloce. Io sarò assolutamente sincero su queste tematiche. Che io ho fatto 20 anni l'amministratore pubblico di un comune, e per esperienza personale
le dico, con dispiacere lo dico, che ogni qualvolta ci sono stati messi dei vincoli, per esempio nelle costruzioni, si sia fatto dei ragionamenti di prevenzione mettendo ovviamente dei vincoli, non so, le distanze dai lì, tutto quello che riguarda la prevenzione, le amministrazioni pubbliche le hanno sempre vissute un pochino con sofferenza queste cose. Questo perché lo dico come esempio, perché deve crescere una cultura della prevenzione, deve crescere una cultura, e le amministrazioni locali devono essere disponibili a fare dei sacrifici in campo di sviluppo anche economico, non parlo solo di ovviamente di colate di cemento, nel senso, però parlo anche di strade molte volte che sono vicine. Forse anche di oneri di urbanizzazione. Non lo dico perché molte volte quando uno dice colate di cemento spesso è subito al palazzo, alla casa, no, però io parlo per esperienza personale, le dico che ci sono anche delle vie di accesso molte volte, perché non sai, perché il territorio nostro purtroppo è molto stretto, non abbiamo ampi spazi, quindi sia le infrastrutture, sia le strutture, sia tutto, sono concentrate in zone. Io non mi sento di dare un giudizio drastico su quello che è stato fatto sui piani urbanistici, su come si è costruito, perché onestamente hai da fare con un territorio molto, molto complicato il nostro, no? Quindi in pochissimo tempo l'acqua va dalle colline delle montagne al mare, quindi, cioè, ci sono tante problematiche che non voglio fare a lungo. Ora deve crescere la cultura della prevenzione, cioè noi dobbiamo essere disponibili a rinunciare a qualcosa, no? Perché poi questi fenomeni, come diceva anche la dottoressa, magari per 100 anni non succede niente, poi al 101esimo succede il disastro. Allora uno tende, anche la memoria, tende a dimenticare, no? Tende a dimenticare, e la natura si prende i suoi spazi, si piglia e fa quello che magari che deve fare per 100 anni non ha fatto. Ora noi dobbiamo far crescere questa cultura. Deve passare, perché io una volta scherzando ho detto, io non ho mai visto un sindaco che viene in regione a dire per favore me lo metto un vincolo qui di inedificabilità, o non ho mai visto uno, ma neanche se lo cerco con lanternino in tutta la regione lo trovo, no? Ho sempre visto il contrario, no? Dice no, ma non è che con questo voglio dire che sono per forza degli speculatori, o sono, perché non è così, molto spesso il piccolo comune cerca lo spazio, c'è una zona pianeggiata vicino a Torelli, ma come vinco? Cioè, non so come dire, è l'unico valvola di sfogo che ha, magari, non so come. Quindi, se invece c'è una cultura, allora non ti viene manco in mente, non so come dire. Se cresce questa cultura, parlo della gestione del territorio, no? Noi l'agricoltura la stiamo affrontando, perché anche in campo agricolo ha delle conseguenze, no? C'è lo spezzettamento della proprietà, per esempio, determina poi delle conseguenze, no? L'incuria, la sottoutilizzazione del territorio, che poi sono propedeutici ai danni che poi avvengono successivamente, no? Allora, se cresce questa cultura, io penso è bene anche che ci siano queste relazioni, anche che ci facciano riflettere, no? Ci facciano vedere, no? Perché poi è impressionante vedere come la natura. Oltretutto, noi, io non sono un esperto di climatologia, ma se ci fate caso, avviene tutto nell'arco terrenico questo. No? Una volta colpisce in Francia, una volta colpisce nella Bassa Francia, una volta colpisce in Liguria, una volta in Calabria, una volta in Sicilia, una volta in Toscana, una volta. Cioè, è l'arco terrenico. Probabilmente è dovuto al fatto che durante l'estate si accumula molto, no? Vapore acqueo, si carica la morte e poi quando scarica. Io non sono dell'idea che ci sia un clima monsonico, come tu, cioè io sul clima ci sarei molto cauti, i tempi sono molto diversi da quanto immaginiamo, però prendo atto che ed è chiaro che quando succedeva un evento una volta in una valle che era piena di orti, anzi magari si concimavano poi gli orti, e adesso dove c'erano gli orti c'è di tutto, e allora c'è il danno, no? E non parlo a caso, perché io vengo dal Ponente, quindi conosco bene il mio territorio, no? Ci sono delle situazioni che sono veramente, veramente gravi. Io penso che sia questo il fenomeno, e quindi bisognerebbe fare delle riunioni con gli amministratori pubblici, quelli che ci governano, gestiscono il territorio, facendo crescere questa cultura, perché se cresce questa cultura, secondo me, e poi
l'ultima cosa, ritorno al discorso che facevo anche prima, era anche una questione anche di mezzi, parliamoci chiaro, perché tu puoi fare delle strutture, delle infrastrutture molto diverse da quelle che fai se hai anche dei mezzi, se no poi cosa fai? Fai queste strade che salgono e scendono, fanno dei percorsi incredibili o costruisci in un modo assolutamente non efficace, ecco. Questa è la considerazione che non l'ho fatto solo in questo caso, l'ho fatta perché poi alla fine c'è un'arroganza da parte nostra, l'arroganza dell'uomo qual è? Quella di poter fare qualsiasi cosa, no? E non si può fare qualsiasi cosa, bisogna avere l'umiltà di dire fino a qui ci posso arrivare e oltre no. Cioè ormai noi pensiamo di poter fare qualsiasi, di poter per esempio costruirlo ovunque, ma non è così, perché poi la natura si prende la sua rivincita. Sì, sono d'accordo, è la pretesa di poter addomesticare qualsiasi cosa, portare a domus, a casa qualsiasi cosa, non è vero, è una pretesa, è un falso culturale. Allora, nel salutare so che però c'è un Massimo Di Francesco, sì, il Presidente, ha un piccolo presente per... avrebbe presenziato qua la nostra manifestazione, saranno le nostre due volontarie. Le vallette e i valletti non mancano mai, la televisione ci insegna, abbiamo esatto. Detto che è un mondo mediatizzato e quindi prego. Prima stavo per rubarlo perché è uguale al mio, poi l'ho anche acceso visto che è Tim e non Vodafone, ma non ho letto niente. ecco, adesso faccio passare di qua. Sì. Disposto. Comodo. Ecco qua, è un. Se lo fate vedere anche agli altri. Dico per a favore dei fotografi, grazie. È un quadro di un autista della vallata del santuario, ripeto perché non sentite. Ecco, e poi. Bene. Grazie mille. E quindi adesso. Grazie, poi ci sentiamo. Allora, voglio dire, una delle cose che è uscita, innanzitutto se c'è qualche domanda, abbiamo ancora 5-10 minuti, più che volentieri, però mi verrebbe da dire che una delle cose che alla fine, così un po' di provocazione mi viene da fare, da dire, è, intanto educhiamo e formiamo i sindaci, da questo punto di vista, la cultura della protezione civile. Ve lo dico perché l'ho parlato anche a Codice Rosso, al Convegno Nazionale di ANCI, l'ultimo che c'è stato, tra l'altro l'amico Luca c'era e può testimoniare che non mento, e che noi abbiamo come giornale nella scorsa tornata di elezioni amministrative abbiamo tentato di intervistare i candidati sindaco, dicevo ma lei lo sa che è la prima autorità di protezione civile, dovremmo farle 2 o 3 domande, sì d'accordo, me le mandi, poi ci sentiamo, insomma vi dico qual è il risultato, non ci ha risposto nessuno, che è confortante, no? come risultato, ma non per cattiveria, ma perché questo tipo di tematica è veramente molto complessa, molto molto complessa, e naturalmente è necessario, quindi non è una critica così, è assolutamente necessario, secondo me, come sistema della protezione civile, dare degli strumenti, cioè formare i sindaci, non voglio dire, ci formiamo tutti un po' alla volta, e non è detto che chiunque poi farà il sindaco abbia competenze approfondite su, però credo che questa sia una cosa che il sistema, una questione che il sistema deve affrontare e che credo che ANCI abbia intenzione di, però non c'è purtroppo Marco Iacchetta, anzi ne approfitto per dirlo che il vice delegato alla protezione civile di ANCI nazionale doveva essere questi 2 giorni con noi, non ci sarà perché purtroppo, come sapete, a Bologna, che è anche la mia e la nostra città, abbiamo avuto un lutto, è venuto a mancare un personaggio chiave della città, molto amato, che ha deciso di porre fine alla propria esistenza, e oggi Marco ha fatto picchetto nella camera ardente allestita in comune di Cervenini, e quindi per motivi personali vi saluta e come dire, ne parlo così un po' emozionato perché ha colpito tutti, no? Noi compresi, cioè noi bolognesi, perché è una figura veramente ben voluta da tutta la città.
Quindi la ragione è stata questa, insomma, vi saluta e avremmo voluto con lui parlare anche di queste cose. Io vorrei sapere se ci sono delle domande o se no mi sembra che l'assessore alla protezione civile voleva dire qualcosa. No, volevo aggiungere due cosette. Allora, innanzitutto una riflessione, anzi due a carattere nazionale, no? Perché poi, come dire, questi temi sì, hanno una forte valenza, diciamo, sul territorio locale, però hanno bisogno anche di una regia nazionale. Se c'è una cosa con la quale, diciamo, concordo con questo governo, e sono poche, per chi mi conosce, è quella di avere riportato la protezione civile in ambito protezione civile, perché la protezione civile, come dire, adesso non entro nel merito della riforma, che invece so che ha il decreto legge diversi problemi, ma il concetto che la protezione civile debba gestire le emergenze e non i bunga bunga mi sembra una cosa appropriata. Prima riflessione. La seconda è che secondo me, non solo secondo me, questo territorio, il territorio nostro italiano, che è un territorio che ormai ha dimostrato di essere friabile, di essere, come dire, delicato, non avrebbe bisogno di grandi opere, cioè delle grandi opere che stiamo proponendo, ma ha bisogno di un'unica grande opera, che è quella della messa in sicurezza del nostro territorio. Questo ci dicono, diciamo, i disastri che avvengono sul nostro territorio, dalle alluvioni, dai terremoti, da quant'altro. Quindi io penso che se, come dire, c'è la possibilità di avere delle risorse, più che in grandi opere, vadano, cioè debbano andare in qualche maniera nella messa in sicurezza del nostro territorio. Questa è una riflessione così che metto sul tavolo. Cosa può fare un comune? Il comune di Savona, beh, abbiamo detto prima, in qualche maniera ha attivato e sta dando gamba al proprio piano di protezione civile comunale. Abbiamo iniziato col settore ambiente un monitoraggio di tutti i rii e dei torrenti che abbiamo sul nostro territorio per cercare di capire, anche grazie alla regione, per cercare di capire, come dire, se sono a norma, e non lo sono quasi mai, e i tipi di interventi che si possono fare in qualche maniera per ridurre i rischi. Questo è un territorio, questo e tanti altri, un territorio che è stato nel corso degli ultimi decenni cementificato, sì, questo è il termine, ha subito, diciamo, un'aggressione che oggi, anche, diciamo, con i cambiamenti, diciamo, climatici, ci dice che non è più in grado di reggere, quindi dobbiamo correre ai ripari, da una parte pianificando i nostri strumenti urbanistici in maniera tale che ci sia un occhio di riguardo, parlo dei piani di bacino, ma di quant'altro, in qualche maniera che venga messa in sicurezza il territorio, e dall'altra per ripristinare le misure minime di sicurezza. Questi sono un po', secondo me, le cose che deve fare un comune. Un'altra è quella, ad esempio, di informare la popolazione, così come dicevamo prima. Noi abbiamo sì, diciamo, stampato questo DPA, questo pieghevole, che da solo non basta, ma partiremo a breve nelle zone, diciamo, più a rischio alluvionali e anche di incendi, a fare una serie di assemblee con la popolazione, diciamo, di quei siti lì, per cercare di trasmettere quelle che sono le conoscenze e in qualche maniera formare la popolazione da un punto di vista di prevenzione del rischio. Quindi questo è un po' quello che abbiamo intenzione di fare nel futuro. Grazie. Grazie, Assessore. Allora, io proprio su questo tema, se ci sono domande, fate. Io volevo aggiungere un pezzettino. Far partecipare la popolazione, informarla sui rischi prima, fargli conoscere il proprio territorio e non nascondere il fatto che col rischio bisogna conviverci, secondo me aiuta l'amministratore locale, perché invece di avere poi una pressione dal basso sul costruire o sul comunque occupare qualsiasi zona, possono esserci altri tipi di pressione e altri tipi di richieste. Adesso, secondo me, altri tipi di richieste e altri tipi di pressione non ci sono, perché le persone vivono in una beata incoscienza dei rischi quotidiani che corrono. Io vivo in un quartiere dove una strada che viene usata quotidianamente dai bambini per andare a scuola si chiama Via Rio Maltempo. Non credo che nessuno possa avere dei dubbi su che cos'è questa Via Rio Maltempo. Via Rio Maltempo è un rio che, quando vengono i temporali, viene spazzato dall'acqua. So che ci sono delle ordinanze comunali che in teoria ne inibirebbero l'utilizzo, e le transennature vengono sempre rimosse, tutti chiudono un occhio perché è una strada che viene usata. Io non dico che vada proprio chiusa,
ma se tutti sapessero che quando piove tanto di lì non si deve passare, eviteremmo che, perché potrebbe benissimo succedere che in un evento, in un temporale molto intenso, qualche bambino venga spazzato via da lì, perché poi si tratta di fare una strada un po' più lunga, un po' più sicura. Ci sono delle piccole cose che sono di lettura a livello di quartiere, di zona, che forse si può fare solo attraverso le scuole, perché forse sono l'unico momento in cui si riesce ad avere un contatto con i cittadini in maniera più continuativa, anche formativo. Però è questo secondo me lo sforzo che pian piano bisogna fare, fargli sapere che ci sono le tombinature, dove sono, che cosa vuol dire essere sopra una tombinatura e perché è così pericolosa, e anche fargli semplicemente conoscere qual è il percorso più sicuro per andare da casa a scuola. Secondo me può servire ad evitare che poi ci siano delle richieste di tombinatura totale di alcune zone, di costruire da qualsiasi parte, e forse anche di messa in sicurezza. Se impariamo a vivere a convivere col rischio, non c'è neanche più bisogno di mettere tutto in sicurezza assoluta, perché ci riusciamo anche a convivere. Eccoci, ecco qua tra le altre cose è arrivato, credo, anche il rappresentante del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, mi dicono. Nel frattempo voglio dire, sì, la toponomastica non è quasi mai a caso, no? Via, come si chiama, Rio del Maltempo, certo se si fosse chiamato Largo della Bella Passeggiata sotto il Sole avremmo un'altra, no? Completamente un'altra. Un'altra percezione, non a caso, voglio dire, una volta questa sorta di materialismo culturale, chiamiamolo così, la toponomastica da sempre è in stretta relazione con il territorio, no? Ecco. Per cui anche insegnare un po' a fare caso a queste piccole sfumature non sarebbe male. In particolare, voglio dire, cose che tra l'altro in queste giornate è stato colto in maniera piena, bisogna lavorare sulla formazione e sull'informazione delle giovani generazioni, fin dalla scuola. Stamattina, per esempio, è stato fatto con degli studenti, mi pare, di un istituto superiore per il geometri, un gioco didattico insieme all'amico Luca Ventri, che è quello che li propone. Domani parleremo nuovamente di questa cosa, quindi avremo un modo di approfondirla un po', però voglio dire, bisogna partire da questo livello, perché altrimenti non riusciremo poi a creare quella cultura e quella conoscenza condivisa a cui tutti naturalmente auspichiamo. Bene, è arrivato anche Antonio Rulli, ciao, dell'ufficio del volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, che in questo momento è appena arrivato, quindi ci farà un saluto, poi lo spremeremo domani, perché nel frattempo vi dico cosa accadrà dopo il saluto. Andremo tutti a fare un piccolo tour. Facciamo un attimino. E poi dopo c'è un buffet fantastico che è nella galleria, che però non è in Piazza del Mal di Pancia, state pure tranquilli, la toponomastica in questo caso non ci darà alcuna indicazione negativa. Sì, no, confermo, appunto, facciamo un attimo una cosina di un paio di presenti ai partecipanti della giornata, dopodiché usciamo, facciamo un attimo un giro per la manifestazione, giusto da prendere un po' di visibilità anche di quello che è stato fatto, dopodiché ci rechiamo la parte esterna, sui bastioni esterni, esatto, per un rinfresco, così almeno anche Antonio si riprende un attimino e si rifocilla un attimo, in modo che così poi riusciamo a proseguire la giornata, perché domani per lui sarà molto impegnativa, oltre che per noi, perché domani ci saranno i volontari e ci sarà la cittadinanza, cioè quello che ci siamo prefissati poi, passare questo segnale che prima si diceva con l'Ulderica e si parlava anche con la dottoressa Gallinotti, della divulgazione, noi adesso qua lo dico così intanto diamo partecipi un attimino, e vorrei fare questa segnalazione, cioè portare questo messaggio anche ai coordinatori, da portarlo anche alle altre associazioni, da portarlo anche nel resto del territorio, sulla necessità di rendere partecipe la popolazione, rendere la parte integrante delle nostre associazioni, renderli partecipi, e quindi col Comune di Savona è proprio quello che stiamo facendo. Diciamo che con oggi si inizia un percorso che ci siamo prefissati, parlava prima, accennava Jorg, l'assessore, su una divulgazione dettagliata, abbastanza capillare nella popolazione, ma oltre a quello, già dal prossimo anno,
se non parlare quello che abbiamo fatto sino adesso, ormai siamo alla fine dell'anno scolastico, per cui ormai siamo in chiusura, stiamo tirando le somme, ma già dal prossimo anno si sta già predisponendo, si sta già organizzando per incontri con gli istituti superiori, con incontri delle scuole elementari, scuole medie e secondarie. Si sta facendo tutto il possibile, e questo dobbiamo cercare di capire anche noi come cittadini, come volontari cittadini, perché noi prima siamo cittadini, di dover portare il nostro credo, la nostra convinzione, i nostri valori, quello che abbiamo appreso in tutte le esperienze, in tutto quello che abbiamo vissuto e quello che abbiamo visto, trasmetterlo alla popolazione, trasmetterlo ai nostri concittadini e soprattutto ai bambini, che sono il nostro futuro, che sono quelli che poi ci seguiranno in un futuro nelle nostre associazioni, ci daranno il cambio, e dovranno loro prendere il testimone di quello che abbiamo prodotto noi adesso. Si diceva giustamente del discorso della prevenzione nelle città, dominature, tante cose. Questo qua è un lavoro che va analizzato attentamente, dettagliatamente, piano piano, non è una cosa che possiamo improvvisarci e decidere di attuarla dall'oggi al domani. Dobbiamo analizzarlo, mettere in campo tutte quelle sinergie che ci sono, farle lavorare assieme, in maniera attenta, in maniera collaborativa,